se ami la natura e desideri prenderti cura della terra in cui vivi, allora inizia adesso a spargere palline di semi. Sono chiamate seed balls, sono delle semplici palline, delle biglie fatte con argilla, con semi selezionati, acqua madre e delle erbe medicinali che servono a proteggere i semi da attacchi di quegli animali che vorrebbero mangiarsele. E quando le condizioni atmosferiche saranno idonee, queste palline germoglieranno producendo piante erbacee, arboree e arbustive. Sono semplici da fare, economiche da produrre, facilissime da distribuire. Nel sud Italia quest'anno si sono bruciati oltre 73.000 ettari. Solo in Calabria si parla di quasi 20.000 ettari che si sono bruciati nei mesi che vanno da maggio a luglio 2017. Se soltanto tu decidi di distribuire 10 palline al giorno, se ogni calabrese decide di distribuire 10 palline al giorno, in soli 100 giorni si possono creare le condizioni perché si rinverdisca tutti i 20.000 ettari bruciati. E se invece di distribuire 10 palline al giorno per 100 giorni venissero distribuite da ogni calabrese per 365 giorni, allora avremmo le condizioni per rinverdire tutti e 73.000 gli ettari bruciati. Lo vedi? Le rivoluzioni, le grandi rivoluzioni non sono altro che piccoli gesti quotidiani. Lo so, stai pensando che non tutti sono adatti a fare questo tipo di attività. Devo dirti che ti sbagli di grosso. Vedi, non importa se siamo agronomi o contadini, se siamo medici o agricoltori, se siamo nobili o umili, di umili origini, se siamo calabresi o siciliani, africani o veneti. Quando abitiamo un territorio e ci teniamo a quel territorio, allora le cose cambiano. Se davvero ami la natura, se hai a cuore il territorio in cui vivi, allora devi imparare a giudicare le persone al di là delle apparenze. Devi imparare a guardare i loro gesti quotidiani, perché è lì, è attraverso i gesti che puoi misurare la coerenza con cui esprimono l'ampiezza del loro cuore. Perché vedi, ciò che conta in una persona sono i gesti e il cuore. Forse i tuoi terreni si bruceranno ancora. Forse qualche amico non ti aiuterà fino in fondo. Ma se tu continuerai a compiere questi piccoli gesti quotidiani, sicuramente i tuoi terreni dopo un po' di tempo saranno un bel po' più verdi e tu lascerai ai tuoi figli sicuramente un mondo migliore di questo. Dai, te l'ho detto, le grandi rivoluzioni iniziano con piccoli gesti quotidiani.